Ci sono le supercar e le hypercar. Lei non è né l'una né l'altra. Lei è un concetto tutto nuovo, che vive di vita sua e che si aggiunge alla lunga teoria delle Ferrari più eccezionali. Dalla F40 alla Ferrari. Per noi, la SF90 stradale è una gigacar. Lo è dal punto di vista numerico, perché ha 1000 cavalli. Ma lo è anche perché è una macchina, se è possibile usare un termine così limitativo, per un oggetto del genere, che è destinata a trasportare la Ferrari in un futuro anche di compatibilità ambientale. La SF90 stradale è il futuro reinterpretato rimanendo fedeli a se stessi. Il volante è stato riprogettato ex novo e molto probabilmente lo vedremo anche su altri modelli della gamma. È interamente touch e consente di non staccare mai le mani dal volante e neanche di distrarre lo sguardo dalla strada. È uno degli elementi distintivi di un'interfaccia uomo-macchina completamente riprogettata. Un unico schermo digitale HD da 16 pollici che all'avvio è tutto black, una svolta epocale rispetto al passato. Si chiude la porta. Non c'è più il grande tasto rosso sul volante, c'è un tastino con il quale prende vita la SF90 stradale. Un secondo clic, ready, e si parte senza rumore. In questo momento sto guidando nella modalità dell'imanettino in hybrid. Certo, questo fischio della componente elettrica della powertrain lascia un po' stupefatti. Dopo decenni in cui siamo stati abituati a guidare delle Ferrari che facevano del rumore uno dei propri asset fondamentali. L'8 cilindri turbo e i 3 motori elettrici la inseriscono di diritto nella casella delle plug-in ibride. Ma è una catalogazione per certi versi limitativa, leggendo la carta d'identità. 1000 cavalli, abbiamo detto, record per una Ferrari stradale. 2,5 secondi per arrivare a 100 all'ora, record per una Ferrari stradale. 6,7 secondi per arrivare a 200 all'ora, record per una Ferrari stradale. Insomma, è la Ferrari definitiva, destinata a rendere ancora più difficile la vita a chi dovrà progettare la prossima icona. È anche la Ferrari per i ferraristi. Anche se non è un modello a tiratura limitata come lo è stata la Ferrari, bensì un modello di serie. Però a Maranello ammettono senza problemi che il 90% di chi vorrà spendere i 430.000 euro necessari per comprarla è qualcuno che una rossa in garage ce l'ha già. Devo ammettere che è assolutamente straordinaria la sensazione che si ha guidando la SF90. A proposito, SF90 è un omaggio alla scuderia Ferrari e ai suoi 90 anni di vita. Dicevo, assolutamente straordinario guidare una Ferrari a 80 all'ora senza sentire entrare in funzione l'8 cilindri. I chilometri di autonomia della sola componente elettrica sono 25. Volendo si possono toccare i 135 all'ora e raggiungere un'accelerazione longitudinale fino a 0,4 g. Nonostante l'unità termica, ovvero il V8 turbo, abbia la stessa architettura dell'eccezionale motore che abbiamo provato e apprezzato sull'F8 tributo e che ha vinto per 4 volte il titolo di Engine of the Year, quelli della Ferrari hanno deciso per la SF90 stradale di fare qualcosa di completamente nuovo. Il che spiega anche la differenza della cilindrata fra i due motori. Con 1000 cavalli a disposizione, ingaggiare le ruote davanti è stato l'unico modo per mettere a terra la cavalleria. Grazie alla trazione integrale, la SF90 stabilisce nuovi riferimenti in termini di guidabilità. E già che c'erano, hanno introdotto un cambio completamente inedito. Ovviamente, la componente elettrica del sistema ibrido aumenta i pesi e quindi grandissimo lavoro è stato dedicato per ridurre al minimo lo svantaggio in termini ponderali. Ok, adesso abbiamo guidato la SF90 stradale per un paio d'ore per verificarne l'adattabilità all'utilizzo quotidiano. Adesso però andiamo a divertirci e andiamo nella casa della Ferrari a Fiorano.
Dunque, prime impressioni dopo 4-5 giri un po' tirati. La SF90 stradale è una vera Ferrari. La cosa più incredibile non è tanto il fatto che non si avvertono i 1000 cavalli, è il fatto che non si avverte che la macchina è una trazione integrale, grazie al torque vectoring garantito dai due motori elettrici anteriori. L'agilità della macchina è assolutamente straordinaria e devo dire che in situazioni particolari di asfalto molto bagnato come adesso, devo dire che dà una sensazione di sicurezza assolutamente inaspettata. Il resto della dinamica di marcia è assolutamente all'altezza delle ambizioni del progetto che la Ferrari ha voluto completare con questa SF90. Nuovo cambio 8 marce, freni, l'aerodinamica, si sente chiaramente il grande lavorio fatto dai flussi d'aria per tenere il più possibile attaccata la macchina all'asfalto. Chiaramente bisogna fare attenzione. Prima io ho girato in race e anche a un certo punto CT off. Ecco, in CT off sull'asfalto molto bagnato, ecco lì, in quel caso i 1000 cavalli si sentono, anche perché l'erogazione è immediata. Non c'è nessun lag nell'uscita della coppia dalle ruote, quindi bisogna stare estremamente tranquilli. Devo anche dire che al tornantino ci si può divertire a buttare fuori la coda e mettersi un po' di traverso, perché la capacità di controllo e la capacità dell'autotelaio sono assolutamente straordinarie. Si rimane stupiti di quanto la macchina sia trattabile. Ecco, questo secondo me è il risultato più straordinario. Lo si dà quasi per scontato che una Ferrari vada bene in pista e che vada eccezionalmente bene a Fiorano. Non era affatto scontato invece che una plug-in hybrid, la prima della storia del cavallino, riuscisse così bene.